vedete qua, qui stanno lavorando qui sopra, devono mettere, allora, cioè, vedete, devono mettere la ventolina di aspirazione del bagno, la ventolina di aspirazione del bagno, che ce l'abbiamo già. Devono mettere la ventolina di aspirazione fissata lì in sto buco, che poi se ne va su nel tetto e aspira, no? Aspira i fumi, diciamo, ecco, no? Quindi questo è il tubo che serve per far entrare la luce, perché vedete che qua è molto buio. Se non ci fosse manco quel tubo sarebbe un casino. E quindi vai con la ventolina, poi bisogna fare tutto l'impianto elettrico e via. Ora il gatto con tutti questi rumori, ora la faccia del gatto con tutti questi rumori, guarda, porca miseria, un rumore, porca miseria, guarda la faccia, guarda le orecchie. Chiao Micchia. Buongiorno. Allora, mi è venuta la bellissima idea, proprio, anzi diciamo pessima. Aspettate che c'è la fontanella. Allora, dicevo che mi è venuta la bellissima idea, splendida, di uscire per fare un giro. Sono le 4. La macchina segnava 39 gradi al sole. Allora, io c'ho tutta quella salita dopo al ritorno, meno male che forse mi vengono a prendere, perché, cioè, fa caldissimo e fa veramente caldo. Non so, adesso giro un attimo e vi faccio vedere. Allora, è così, è tutto così oggi, tutto così. Quindi fa caldissimo. Madonna santa. Adesso devo trovare un posto con l'aria condizionata e via. Ecco. Detta che qua mi schiacciano, c'è mezzo un incrocio. Non le farei. Oh. Allora, torniamo dai nostri amici qua, vediamo un po' com'è la storia. Allora, vediamo un po'. Oh, che bel frescuzzo che fa qui dentro. Vediamo un po', va. 25. Ma questi sono bianchi, io non ne volevo bianchi, però vabbè. Allora, perché ho questi qua addosso, li avevo presi da Piazza Italia anni fa, ma sono proprio una schifezza, cioè stretti. Beh, 12 euro sta cosa mi sembra un po' cara, né? Per quello che l'è. Ma li danno loro quest'anno, questa 17 righe. Queste qua con spiuma qua su 20 euro. Allora, 17 questa qua blu, che carina questa, 17 questa qua con i pussoir, però è una, ah vabbè, una XXL. Questa qua così, questa qua rossa, questa qua, che carino questo azzurrino qua, una M, figurati se c'era la taglia, una M, questo azzurrino era carino, ma figurati se c'era la taglia, figurati.
Il problema è che mi sa che ci sono solo quelle, perché qua non ne vedo altre, qua sono tutte t-shirt qua così, ma poi costano care, 17 euro, ma che è? Ma figurati, ma figurati, andiamo un po', aspettate, va, che guardo con calma. Allora, qui hanno dovuto mettere, adesso non so se si vede. Qui dietro c'è il tubo del, ecco lì, quel tubo arancione, no, eccolo lì, quello dell'aspirazione, che aspira i fumi del bagno, e poi adesso devo pulire un po' tutto qui perché qua non è finito, bisogna mettere poi altre canaline qui, chiudere tutto lì, così, no? Tutto da pulire. E poi qui non so perché qui era colato un liquido qualcosa, ha macchiato il legno. Ma adesso è stato qualche prodotto di pulizia, ha bruciato il legno, è diventato tutto nero. E adesso stiamo cercando di capire come fare per farlo. Adesso verrà poi il Bruno, verrà il Bruno a sistemare e a dipingere tutto, perché qui è un po' rovinato così. Adesso stiamo montando la canalina, vedi qua? Forse questo qua. c'è anche il ragno lì, vai, vai. Così poi quando saremo, ci ricorderemo di questa opera d'arte. Vediamo un po' qua. Ecco, qua è il ventilatore. Allora, adesso sono uscito un momento perché per prendere un po' d'aria e devo inviare una mail di 17 pagine in PDF all'Agenzia delle Entrate. E siccome che era troppo grossa, anche Gmail mi dice: guarda, supera i 45 megabyte, quindi devi creare un allegato. Allora io quello ho fatto, l'ho inviata creando l'allegato, in modo che praticamente il ricevente cosa fa? Riceve una mail e poi dopodiché clicca sull'allegato, si apre e se la legge. Ok, tutto molto carino, invio. Stamattina mi risponde lì il tizio dell'Agenzia delle Entrate e mi dice: non riesco ad aprire l'allegato. Lo so io perché non riesco ad aprire l'allegato, perché i vostri programmi non vi fanno, i loro programmi non gli fanno aprire dei siti internet esterni a quelli del sistema. Quindi loro hanno dei siti internet che possono accedere e basta. Tipo, vabbè, adesso non so spiegarvi tutta la storia perché è troppo lungo. Comunque, loro possono accedere solo a determinati siti internet, tutti gli altri no, perché sennò poi sai cosa fa? La gente si passa le giornate a navigare su internet e quindi non lavorerebbero più. Quindi gli inibiscono l'accesso a tutti gli altri siti internet. Allora cosa ho fatto? Ho spezzettato il file in tre parti, no? 5 pagine per volta. Quindi io ho suddiviso, cioè 5 pagine, 5 pagine, 5 pagine. Cosa faccio? Lo invio, boh, parte. Dopo 3 minuti così mi arriva un messaggio dal Ministero delle Finanze e mi dice: attenzione, il file è troppo grosso, massimo 15 megabyte. 15 megabyte vuol dire 3 pagine per volta. Adesso sto poveraccio si ritroverà con un file da 17 pagine divisa in tre pagine, quindi sono 3, 6, 9, 12, 15, sono 6 file. Cioè, è allucinante sta cosa. Adesso ci vorrà mezz'ora di lavoro per suddividere 17 pagine in 6 parti.
Pazzesco, pazzesco. Allora, ho fatto un ordine da Tommy, poi lo vedrete. Adesso stavo guardando la tracciatura della spedizione. Sapete da dove arriva? Dall'Olanda. Dall'Olanda. E me l'hanno venduto in Italia. Guarda, sono qui fuori. Guarda quanti animaletti, sono tutti attirati dalla luce. Tutti. Anche questo. È una farfallina, cos'è? Lì c'è una cuccinella. Una cuccinella, poi ci sono queste cose che non ho capito cosa sono. C'è sta fare lì, sto coso. Qua. Sarà tutto tranquillo. Vabbè, il fumo che vedi è la sigaretta, non è niente di che. C'è un po' di nuvole. La luna non si vede. Tranquillo. Fa caldissimo. Devo ancora ritirare questo. Adesso lo ritiro. Adesso poi lo ritiro, eh. Molto bene, allora, niente, oggi vedete il tempo è un po' nuvoloso e niente, chiudo il video così e ci vediamo poi al prossimo giro. Ciao!